va bene. Però non qui. No, qua va bene, qua va bene. Questo qua. Così va meglio. Ok. Bene. Salve. La mia gola pare essere tornata umana. All'incirca. E sono ancora intestardito con The Forgotten perché è un personaggio che voglio sbloccare. Allora, dovendo fare Satana, Giuda, visto che ho giocato la volta scorsa, lascio stare Giuda. Ciò vuol dire che si passa a Eve. Eva. Buttana Eva, quella che ogni tanto mi sento denominare. Secondo solo che, avendo un mal di gola che mi taglia veramente la trachea, devo bere qualcosa di fresco ogni tanto. Ok. Via. Allora. Eva. È un personaggio che ha un effettivo power up rispetto agli altri. Perché normalmente quando tu giochi Isaac, tutti i personaggi possono diventare uguali a tutti gli altri. Nel senso, io posso trovare come oggetto per Isaac, per dire, il libro di Belial, magari perdendo due container rossi diventa uguale a Giuda, o un piccolo anche da Meggia. Che cosa dico, non il Dead Bird, la War of Babylon. La War of Babylon funziona in questo modo: quando tu hai mezzo cuore rosso, ti potenzia l'attack speed, la movement speed e il danno, mi sembra. Questo con tutti i personaggi quando hai mezzo cuore rosso. Eve invece è l'unico. Bravissimo tu. Eve è l'unico personaggio con cui quella soglia diventa un cuore rosso. Che vuol dire che lei può girare con un container, continuare a riempirlo. Perché normalmente cosa fai quando hai. Cosa è questa cosa? Perdi tutti i container e riparti col diavolo e ti porti sulla soglia tutti quanti, resti con zero container rossi. Sono stupido, perché non l'ho evitato. Quello non lo volevo evitare in quel modo. Normalmente fai così quando prendi uno Babylon con altri. Con lei puoi farlo, sempre allo stesso modo, però volendo un container rosso te lo tieni, casomai c'è un altro patto col diavolo, perché quando usi tutti i container rossi ti metti giustamente a usare i Soul Art e i Black Art, che sono tre a botta. Se tieni un container rosso almeno un patto te lo fai un attimo più tranquillo. Ok. Ho visto la niente là sotto, non preoccuparsi. Ok. Tu, spawner di ragni maledetto. Questi ragnetti qua maledetti che saltano, è meglio affrontarli a media distanza. Casomai saltano di poco senza farli prendere infarti. Solito mal di pancia felice. Non penso se state sentendo qualcosa in sottofondo, nel caso fatemi fare un attimo una cosa. Ok, tanto la bossa. Appena più sbuca fuori sono un genio. Quindi è meglio affrontarlo anche lui a distanza veramente bassa. Il salto è facilissimo da evitare. Soprattutto salta di meno più se più siete vicini. Nell'episodio precedente, chiuditi, apriti, sedano. Allora, vediamo di perdere subito il patto col diavolo, va là. Bene.
dicevo del patto col diavolo che lo perdevamo subito. Punto. Mannaggia, se non sapevo che erano di Solar questi. Torna un po' stronzo quello, eh. Ehi! Adesso lo tolgo, fatemi fare questa stanza prima. Oh, è orribile sto item, per favore. Guarda te, va. E non ho chiavi. Bombe. Secondo? Oh, bella così. Questo ci porta a una revisione di chiavi. Pencil, non mi ricordo cosa fa. Sicuramente fa male a lei. Ma qualcuno con l'effetto verdogno, perché quello non avevo notato fosse un lucky penny. Oh, fa quello lì, intanto spara al monster sponge. Senza caricarlo, è bellissimo. Cioè, vedete anche. A me ogni tanto piace. Quando ce l'ho mi fa arrabbiare una bestia. Che è la pietra, quella che ti si conficca nell'occhio. Non mi ricordo come si chiama però. Che in pratica, mentre tu spari, tutto si blocca e inizia a caricare. Poi molli la kidney stone, ecco. Tutto, mentre spari, a un certo punto si blocca. Tu rilasci. E spara a raffica senza avere cooldown praticamente per un po', per qualche secondo di. Drop, come si chiama? TTS praticamente comunque. Italiano per oggi mi ha abbandonato. Oh, che bello che sei tu. Attivarlo questo amichetto piccolo. Dov'è la chiave? Ah, no, le mosche sono piccole, quella cosa di controllare i giugno e non vorresti che dividesse. Va. Sono stupido. Quindi stai Z-Town, semplicemente. Dove caspita è? Ecco, come avete visto adesso che ho due cuori rossi, spero di non avere, per il patto col diavolo, o Babylon si è annullato. Vabbè, ma due monete le ho date. Tanto averne due, averne tre non cambia la storia. Però ho il 100% di Satana adesso, serio? Meno male che ha un cuore d'acciaio. Del tesoro prima di andare dal boss. Oh dannazione, oh santo cielo, sembravo Pimpi. Oh, non ti devi vedere cos'hai.
Quello di Pimpi. Oh, ho avuto di Pimpi, che prendo quell'iron su cosa. Io aspetto a prenderlo tantissimo. Sono andato al cinema l'altro giorno. Intenzionato a vedere una cosa che io giudicavo un incubo di Lovecraftiana creazione. Avevo visto il trailer di Ritorno al Bosco dei 100 Acri e più che la storia, più che tutto ciò che potesse rappresentare a livello di personaggi, cioè più che a livello di rappresentazione dei personaggi, mi interessavano i personaggi, perché quelli che avevano mostrato erano di un inquietante, di un orribile, di un mamma mia no. Grazie. Che ho detto, io questo film devo vederlo, perché secondo me sono inquietanti a far schifo tutti i personaggi del Bosco dei 100 Acri. Quindi vado al cinema, un po' metto da parte il mio orgoglio, dico uno per Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Qua veramente per cognosi era occultare, non come quando dico Marica il Pony o cose del genere, no, qua questo ne vale un sacco la pena. E quindi niente, vado a vedere sto film, mi metto seduto, consapevole che presto la mia vita si ritroverà schifato nella vita. Poi mentre prosegue il film invece, ma già da come si pone verso Christopher Robin, come succede, ovviamente erano gli anni della seconda guerra mondiale, della guerra di Londra per dire. Un po' quegli anni, erano un po' dopo la ripresa dalla guerra, ecco, la rivoluzione industriale. Vorrei dire strade perché di storia mi ricordo che erano incidenti. Dovrebbe essere comunque la rivoluzione industriale. C'è questo film che partecipa alla guerra. Delle cose che non mi aspettavo, certo da un Winnie the Pooh. Questo era solo l'inizio comunque, perché comunque tutta la storia in sé è molto carina, è molto meno Winnie the Pooh di quello che è Winnie the Pooh, diciamo. Tu dici Winnie the Pooh, ti immagini una cosa stupida per bambini, cioè non stupida, ecco, per bambini, fatta un po' stupida perché ai bambini piace così, e che ci vuoi fare. Però è stato niente male. Non sto capolavoro, però abbastanza carino. Tra l'altro anche farci battute mentre lo guardi è divertente, perché sapete, in una Londra normale, vagamente normale almeno, c'è un orso magico che vaga assieme al suo padrone creatore, potente signore onnipotente. Ho detto tante frasi di Steve che non voglio dire nulla. E lui che cerca di nasconderlo in tutti i modi perché che paura se può leggere fuori, è un mutante volendo. Mutante della guerra atomica. Che paura, ho visto una cosa nera sotto la moneta, pensavo fosse qualcosa che faceva danno. Sì, scorreggio quando prendo monete, perché... Allora, 60 minuti. Va bene! Chiedo scusa quando vi assordo con le mie botte di morte, ma non posso farci granché perché sono dietro lì.
Oh, dai. Megamo maledetto. No. Humbling Bundle è uno dei oggetti più belli, veramente. Cioè, ho 50 monete, 21 bombe, 12 che sono a posto con i consumabili. Sono letteralmente a posto. Ma dai, vediamo cosa c'è lì. Un'altra bomba. Con le torbombe non c'ho mai la tranquillità del corpo. Wow, veramente? Guardate che slog vuole bene a Chan. Wow, mi sono più volte salvato in cone a sto punto del gioco. C'è una cosa alquanto divertente mentre giocate a Isaac, che è andata avanti a sbloccare cose. Una volta che avete battuto abbastanza volte il cuore di mamma, vi dirà "The game just got harder" e vi sbloccherà al posto del cuore di mamma "It lives". Il problema è che il gioco più va avanti, più non diventa. Non è che più va avanti più diventa difficile, più il gioco più va avanti più diventa facile. Perché all'inizio avete gli item base, che sono quello che sono gli item base. Ma tanti più bloccate item potenti, ma potenti potenti. Niente, non girare. Quindi il gioco più va avanti più diventa facile in realtà. Vabbè, tu sei inutile, ma ti tengo perché ti amico. Ma che ci penso, potevo usare Joker al piano prima, visto che avevo trovato Dolly. Stupido. Ha un po' sotto il facciotto suo, guarda che carino. Ostia, questo è il potere della chiave di mamma. Less is now more, più tempo, più ciucchi. Scrigni, troppano più roba. Roba migliore. Trovate quella assieme alla coda di Gappi e avete praticamente, non avete bisogno di consumabili per il resto della vita. Beh, a questo punto Joker. E a questo punto ciò che ci servirà nei piani in cui non c'è più, non si può arrivare da Satana. Quindi Satana è risultato. Bestiaccia. Dov'è l'ultimo? Ali!
parti degli elefanti come variscono. Questo è molto carino. Fa questo. Tornassero indietro, sarebbe un pochino più carino in realtà. Perché il danno tick è buono soprattutto perché resta sul punto in cui colpisci. Se fanno un solo tick perché scattano come delle molle. No. No. Questo a me piace di più di quello normale, in realtà. Giusto per controllare, via. Ok, abbiamo la mappa. Abbiamo una stanza con i dadi. Abbiamo una stanza con pin. Una stanza con meno pin. Ma senza P. Ok, tu no. Non con i questi pochi cuori. Dicevo, un mostro 2 rosso mi piace di più perché è molto più aggressivo di quello lì. Quello comunque riesce un pochino a prevederlo, ti aspetti cosa fa. Quello lì è molto veloce, ci metti un pochino di meno tempo. Pheromones. Wow. Sì, non si arriva a prenderli. No. Ok. Devo ricordarmi di usare quel champion come mezzo di eliminazione veloce. Ma se mi stai bene. Dove sto andando qua? Non posso neanche schivarlo. Maledizione a me, ma che brutta stanza. Ma in realtà tengo volentieri quello comunque dopo. Non più, ho preso da double butt, rischio di... Caos, belli. Però volevo restock. Gappi. Bomba perché sì.
bombe perché sì, non posso prendere niente. Provo un attimo una prova. Ok, non posso. Ma allora è meglio questo. Oh, già ora volo. Cioè, sente che sto caricando il colpo? Veramente? Maledetto. Adesso le nostre bombe fanno questo. Ci ammazzano anche a noi. Ho preso Bomberman, sono stupido, è vero? Allora. Poi è bello essere, non essere stompi una volta ogni tanto. Ancora meglio. No, no, non è vero, tu sei meglio. Le stanze segrete quelle belle. I boss, quelli forti. Mosche, quelle tante. Deve essere una tinta che sta bene. Mamma mia, il pelo. Oh, ma veramente delle stanze segrete pessime. Altri. Secondo solo che prendo questo. Se non lo faccio e me lo tolgo. Beffardo. Gli stiete non prendo niente. Basta. E con Gappi sorridente. Devo ricordarmi di quella cosa lì. Full health. Mappa vi inganna sempre in questo piano. Cuori d'acciaio extra, grazie. Voi fate un bel giro nella morte. Piccolo pin. Diventa facile a un certo punto.
se tirare dritto. Magari gli esplosivi. Tutto andrà bene comunque. Una volta che voli, mentre le cose che c'erano prima non esistono più. Non l'ho buttato 9 volte. Experimental treatment. Allora, sì, così, così, così. Qui. Full vita. Ma perché no, dai. Posso anche fregarmi del cazzo e fare così tutto il tempo adesso. Oh, e quello è il negativo. E questo vuol dire che adesso si può sbloccare The Forgotten, perché so come si fa. Sarà un infarto, ma proviamo. Allora, il metodo migliore è usare lui. Questo è uno stato orribile, ma ci si prova, perché ci si prova. E questo devo fare la boss rush con Azazel. Con la bossa non stavo a farmare nulla. Vediamo se funziona. No. Forse perché... Fatemi ricominciare un secondo. Non vorrei che dovrei essere comunque più avanti. No, questo non va bene.
devo sbrigarmi perché ho un minuto esatto per fare tutto all'inizio. La bomba qua. No, allora, un secondo, perché mi ricordavo che era così? Voglio solo controllare se fosse esattamente così che dovevo fare. Perché io so che dovevi battere il primo boss entro un minuto, tornare indietro con una bomba, bombardare il piano da cui entravi. Ah, devo averlo sconfitto almeno una volta. Ok, questo spiega tante cose. Bene. Allora, andiamo da Delembe con un personaggio che non ho ancora giocato. Quindi Sansone, Lazzaro, Eden o Lilith. Lilith che mi diverte. Mi diverte di più nelle borde, nella grid. Però... per il champion. Ah, sono veramente un imbecille. Dal boss, se lo troviamo. Certo, il Black Bean non è il miglior oggetto da conquistare, ma ce lo facciamo andare bene. Ciò che vuole l'elite sono familiari e potenziamenti per i vaffanculo. E potenziamenti per i familiari. Sto preso il secondo giro, sono stupido io, ma dai! Ecco, questo è già un po' più di sfida rispetto al normale boss. Ah, tra l'altro Lilith con i giusti item potenziati può sbloccare subito Super Bandage Girl. Con tante batterie anche in realtà può farlo. Per bloccare per una stanza sola, ma la sblocca, diciamo. Quindi oltre che i familiari vuoi potenziamenti per batterie. Anche lui è un personaggio molto particolare, eh. Incubus non può essergli tolto, è una cosa che so. Incubus è il familiare che spara. Mamma mia, l'ho pelata! Di 3 e qua come vedete c'è tutta la formazione del piano. Di Galunga in questo modo, grazie. Ah, cambia tutti i consumabili del piano questo. Ok. Tra l'altro me lo devo ricordare cosa fanno questi oggetti, quindi.
E dai. Grandiosissimo ragno obeso. Vedo come ha fatto quel danno. Che dicevo, minion. E lui è molto buono come minion. Non sapevo quando non me lo beccavo purtroppo. È il punto di sparo. Il punto di sparo si è ridotto che è dove sei tu. Con Lilith è una presa per il culo che non lo è. A volte. Quindi veniamo con lei, con gli altri ti rincoglionisci. Tutto, raddoppia tutto, tutto, tutto. C'è motivo per cui non poteva non dovessi subire danni in un punto del genere così maledizione. Prima volta che vedo una stanza di tesoro del genere. Una stanza di Satana del genere. 5 scrigni, mosche, ragni e bombe. Non importa le pillole. Diciamo che l'Elite non è così divertente da usare nelle run normali, purché vada fatto, pure va fatto. Questo danno me lo potevo assolutamente risparmiare. Questo magari no. Forma di Elite che è il danno di Isaac, quindi non ne ha. Volarsi, quindi sapevo che stava arrivando.
adesso The Forgotten è da vedere. Tanti ho sentito dire che è divertente da giocare. Io spero non sia un nuovo grid. Serve un po' di danno. Allora, dai, no, oh, pelo. Può essere solo lì. La stanza del tesoro. Può essere solo qui, infatti. Devo fare un passo. Buono. No, forse ho confuso. Un altro brutto incubo, non pare mega fatti una stanza così piccola. Madonna, l'odio. Wow. Tutto voglio, tutto, tutto. Oh. Polimento non mi va bene, prendo anche la chiave. Non posso. Ho bloccato la Dezki, dai. Ah, penso che devo riprendere tutti, sono un imbecille. Rastichi. Perché esco e rientro? Puta sfiga. Ho un vuoto di amore. Cosa ho preso dal boss? Ah, Gesù, giusto, ecco che faccio più danno. Mi sono visto le lacrime un po' più grandi, ho detto... non mi ricordavo fosse quello. E no, distinguici soltanto cantante di quella vita.
Ah, e tra l'altro quello lì metto tutte quelle senza problemi. Così. Oh, che sei buggato? Perché ho due incubus? Guarda, se ti ho dato cambiare conception, ho dato un incubus. Ma ora cambia conception. Ma la cambia conception mi ricordo che mi sbloccava più avanti, non subito. Cioè, io sapevo che Lily aveva la cambia conception con iniziale. Ma ricordavo che dovevo andare avanti nella Great Machine per sbloccarla. O meglio. Fatto per il tempo. Allora, normalmente gli item che sono qua sono buoni. Sono attivi. Adesso vi spiego anche il mio stupore, poi. Dai. Allora, praticamente, la grid mod, solo un attimo perché ci sto pensando di mio. La grid mod è una modalità che ti permette di continuare ad accumulare bonus, questo ma anche in realtà è una modalità normale, bonus, tanto, grazie, permanenti per certi personaggi, come anche fa la modalità normale. Io ricordavo che la Cambian Conception sua si sbloccasse appunto andando lì nella... Oh, maledizione. Perfetto. Si sbloccasse andando avanti nella Great Machine, non che te la dassero subito. Friends till the end. Olé. Bello quel buddy. Bene, grazie.
sia lode all'Holy Mantle. Dai, vabbè, maledetta sia sta maledizione. Vediamo tutti. Castrati, Lilith, bravo. Tra l'altro più doni in un piano, più si alza la possibilità del patto con l'angelo, che adesso noi abbiamo già fatto, quindi... Something's wrong. No. Tutte stanze, una peggio dell'altra proprio. Quattro mani di mamma. Mi ricordo una cosa fa quel trinket, preferisco tenermi questi due. Per andare a ammazzare in fretta sto stronzo. Vediamo un po'. Ammazzate sempre gli spawner prima. Già
drunk. La stanza del tesoro, maledizione. Mosca in miniatura. Ma no, potrebbe essere il boss, intanto vediamo se lo trovo. Wow. Al solito nemici molto difficili. Ok, il boss qua dovrebbe essere mamma. Questo mi obbliga ovviamente ad andare a cercare prima la Stresor. Perché sennò sti cazzi. Ok, tutto a posto. Via. Morite tutti voi, nemici della bella vita. Allora, le Queen Baby, un minion inutile, ma è un minion. Allora, le Queen Baby fa danno, ne fa abbastanza per essere un minion, ne fa in media di più di quelli che ne fanno i minion. Il problema è come spara. Spara a... come si chiama? Con il... è una pillola, non mi viene il nome. Oh, ora mi piace di più queste lacrime. Meno male che l'alimento c'è. E il negativo è il nostro. E anche Habit. Che schifo lì, certo non fa. Fa un tentativo con Habit adesso che ho l'alimento. Allora, intanto tu. Volevo vedere se anche l'alimento si ricaricasse, non ho subito danno. Perfetto. Qua. Togliamo un secondo. Questo dalla pool. Lasciamocela dritta dritta da mamma, dal cuore di mamma.
Lo so che devo andare da una parte tanto. Non è esattamente un bene che stia prendendo l'alimento ad ogni istante, vuol dire che non sono attento. Meglio. Per qualche motivo ho attivato Box of Friends. Non si è caricato in tempo, l'ho tenuto a caso. Ok. Vabbè, dai. Francamente preferisco così. Preferisco avere uno sbarramento più che danno. Poi se anche danno va bene. Stanza. Da sempre anche dei bonus subire danni, e vuol dire che cambia conception carica. Ma non è che voglio caricarla io. Olio. Mia. Mio è un maschio un cuore. Questa è un po' di sfiga. No, The Magician mi sta meglio. Schifosissimo boss che non sei altro. Bene.
Bene. Relativamente poco del danno. Se lo stoppiamo non fosse grosso. Il culo di una modella. O come si chiamava la Gaiva che mi mette in termini cattivi. Bello avere gli scudi umani. O bambini. Non ti parlo già dal Brimstone. Oh, che sfiga! Oh, facciamo la cattedrale. Poi c'avevo questo sospetto. Va bene, dai. Quota 25, sì. Cioè, una volta che volevo andare. Range up. Posso da colpa mia, per carità. Per carità. Cioè, è anche giusto, eh. Una volta che sblocchi il negativo inizi a poter sbloccare la Polaroid. Però non ora. Sto facendo altro. Va bene. Cavallo schifoso. E qui non si... Siamo a 2,50. Ah, ahi. Anche piacere non avere danni per tutto ciò. Arrivare a sto piano e avere 3,43 di danno è veramente un incubo. Questa stanza è un incubo pure. Mio Dio, mio Dio, mio Dio.
sta salvando il culo il dry baby praticamente soltanto. Che è la madonna per sti piani, perché mi sta facendo veramente saltare schifo che non ammazzerei mai. A perdermi ci penso anche da solo. Mi sono visto per gli affari miei. Ah, allora. E muore, 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 muore. Santo cielo! Dove mi mettevo lì per non subire danni? Pure tu! È una versione champion questa? Lo vedo un pochino più bianco. Un pochino più bianco, un pochino più scheletrico forse. Poi ho cambiato il colore. Vacca. Non fa molto di raso al solito, per carità. Bravissimo. No. The magician. Isaac non è un boss così difficile. Questa è la fase peggiore. Continuate a spammare le emoticon, sì, le emoticon, la gif del vivo dannato, schifoso. Sì, no, mi ricordo cosa ho fatto, scusate. Ormai vado istinto per schivare negli angoli, però non mi ricordo più come andavo. Certo non devo stare nell'angolo in alto, questo è sicuro. Cioè, andarci sì, starci mai. Per schivare dovete stare nell'angolo, dovete stare in basso. E ho sbloccato un pezzo del Polaroid. Che triste.
Room bag. Ecco la polar che inizia a formarsi. No, però volevo fare. Che ho usato adesso? Ah, Eve, sì, esatto. È partito un secondo lembo, non mi ricordo cosa ho usato Eve. Ok. Va bene. Proviamo a fare Satana con Sansone e Satana intendo The Lamb. Finalmente il mio corpo esattamente dove sono stupido. Dove sparo? Volevo prendere quello. Fanculo. Mi serve una bomba e una chiave. Questo in realtà è molto facile. Perché se non sembra non subite danni stando lì vicino. Bell'oggetto. In realtà buttalo via. Ah no, le lacrime magnetiche. Ma disco, che bell'oggetto. Io non dovrei prendere tutti gli oggetti che trovo, lo devo ricordare. Però è divertente prendere tutto e vedere che macello viene fuori. Tu? No. Tu dovevo aspettare. Voi scoppiate. Questo va bene. Benissimo. Stupido, stupido, stupido. Non ci tengo ad avere quel trinket. Non aggiungiamo altre cose casuali al già casuali alla già casualità. Ecco. Chiave. L'unica mia speranza risiede in un brimstone. Che figuriamoci se arriverà. No.
non l'ho ancora trovata. Devo correre, sì. Fate una mela di corsa a sta stanza. Ma perché? Mi ci sono voluto gettare nel fuoco. Alle ortiche. Ok, per evitare di fare stronzate. Pin, perfetto. Cioè, perfetto un corno. Pin è abbastanza attratto dalle mie lacrime. Sì, no, avevo solo le moschine. Allora, prendevo gappi, ero morto stramortissimo. Le moschine sono un danno in più, che non sono lacrime, tra l'altro, quindi non se le buttano neanche in faccia. Stupido, la stanza di tesoro, perché non sono andato. Volevo una chiave in più, semplicemente. Ovvio. State lontani da me. Questa potrebbe essere la mia vita come la mia morte. Vedremo subito. Non mi piace la Ludovico Technique, però quando può salvarti, forse devo salvare, Non è che è detto. Certo che permette di fare questo. Range down. Ok. È interessante, indubbiamente interessante. Moneta la... Ok, è bella, è un sacco bella così. Stai fermo. Sta molto bene anche questa. Ok, no, è una bestia così. È veramente una bestia. Tanto il tesoro, quando mai? Mettiamola alle orecchie. L'importante è che non stiamo mai vicini io e le mie lacrime. Estremamente facile così. Mm.
mi porto a spasso. State buoni lì. Centro di gravità bellissimo. Devo attivare più volte. Perché non l'ho attivato? Oh, ma una... eh? La Big Ma non sparava mai questa. Non cosa vuoi in mente che abbia anche lui una lacrima... No, Turret Fly dovrebbe sparare per i cavoli suoi seguendo me. Una protezione per quando sto fermo e cerco di far muovere la palla lontana. Non è male. Se funziona così. Ti ne fermo. Ma no! Fermo nella mia fantasia e nei miei sogni. Ti lontana. Un attimo solo che devo bere, se no scoppio. Comoda. Mi serve un po' di danno ora, magari. Stare fermo a non fare niente. Ecco il danno che volevo. È un pochino, però è un po' di... è danno. Quella! Non mi ricordavo che c'erano le punte. Con penetroni, con penetroni. Thank you.
Mamma mia! Mi serve range, posso avere range infinizio. Madonna di nuovo. Sì, pronto. Ho fatto un errore. Un errore devo rimediare in questo modo. Porca troia. Torno subito. Ok, ho sbagliato cosa da disconnettere. Bravi, voi non attirate mai tu. Cosa sto dicendo? Ok. Una moneta gigante quindi, sì. Vabbè che stronzi però. Anche fistula è completamente inutile. Non che sia mai servita qualcosa a fistula come boss, però poverino. Virgo. No, più che altro perché non so quante chiavito avrò.
Perfetto. Via. Non fate come faccio io, con Sansone, se potete subire danni, subiteli. Vi ho lanciato un colpo. Range up. Sì, un po' di danno in più non mi fa schifo, anzi. Veramente una brutta stanza pure questa. Però ho un risparmio nel black market. Ma sì, dai, un danno in più. Lattico? Ok. Dai, ma dai, sono stupido veramente tanto allora. Range up. Something's wrong. Full health. Sono una macchinetta bellissima. Prendiamo tutto, tutto, tutto. Bombo, bombo pure, bombo. Cazzo ci faceva di bombo, non lo so. Mamma mia! Un incubo di stanza sempre questo. Ooh.
beccati sto coltello, stronza. Strano che non ci sia. Normalmente nella stanza di mamma c'è sempre una tinted doc. Che mi ricordo io, e non ho più bombe. Oh, mi sa andata di sfiga. Stefano Universo. One makes you small. Ah, bene. Va bene, mamma mia, sono un idiota, stavo. No! Talpe di merda! Tornato solo nelle stanze che ho esplorato. Gli scrigni. Gives bomb. Va bene. Inutile. Come ballo. Arrabbiatissimo Bumbo, solo dopo una boss fight fatta bene. Questa è una maledizione che non volevo avere. Non è che ho capito, solo che 48 hours. Quando sono arrivato a Dia, ho detto vabbè, dai. Sono tutte stanze dell'incubo queste.
Dai. Concentrazione, challenge dai. Ah sì, epic. Epic feff. Ma dai di nuovo. Range up. Per cula. Secondo. No, niente. Tutto, tutto, tutto addosso, tutto, che bello tutto addosso. Aspettavo, porco schifo. Mi dà resistance. Hematemesis. Thank you.
Che pelo. Via. Ok. Sono a postino di vita. Non so che effetto abbia. Peggiore da affrontare in Double Trouble. Ma io il giretto ancora me lo faccio volentieri, sia mai che dopo qualcosa di utile. Basta così. Inizio a sentire voci.
Hematemesis. No. Va bene. Fatto una volta. Adesso. Adesso chiudo, ma non prima di aver provato una cosa. Oh, the gate is open. Mannaggia, posso andare da Delirium. Prima di chiudere voglio tentare una cosa. Hai detto che ti sopra mi sblocca i portali. Maledetto lui. Sentita. Sentita che dovrebbe esserci l'effetto visivo, l'effetto sonoro. Eccola! Con questo c'è una cosa molto cattiva. Che adesso. Eccolo qua, il piedone di mamma. Incorporeo. Posso fargli un accidenti. Le cose più ansiogene del mondo. Attivando l'attivo il piedone sparisce. Questo devo portarlo fino alla boss rush e la boss rush dovrà l'altro pezzo della vanga. Dopodiché dovrò andare nella black room, nella dark room, e prima di andare da Delamb cercare una stanza completamente vuota con un quadrato di terra che può essere grosso più o meno come questi, diciamo, mi pare, come se fosse un quadrato. Immaginatevi un quadrato fatto così, scavare lì quello dell'attivo, perché è un attivo che permette di saltare il piano, ma se lo usi lì ti sblocca The Forsaken. Oh. Fatta. The Fool. Vediamo che questi ci distruggono la win streak. E ah, con la schermata di Delamb battuto. Chiudo. Salve a tutti. E prima o poi farò anche un pre e un post. E prima o poi.